Soffia un vento a Parigi stasera, un vento che vento non è. Ed allora? Signor procuratore, qui perdiamo solo tempo. Che facciamo? Cerchiamo. Cerchiamo ancora. Bene. Che quella signorina non abbia recitato la commedia è ancora da provare, eh? Adesso ci pensa il commissario con i suoi gendarmi. Ecco, non assillarti così, Maigret. Sarei proprio curioso di sapere cosa trovano. Te l'ho detto, vado io a vedere. No, vabbè. Vedi, sono già vestita. Vabbè, brava. Avvicinami il telefono. A chi vuoi telefonare? A chi? A nessuno. Se qualcuno mi telefonasse, tu non vuoi che mi alzi? No, allora... no, per carità. Ecco qua. Anche il telefono. Ecco, sì, ma tu adesso promettimi di riposare. Sì, eh? Promesso? Promesso. Ecco, allora io vado. Ciao, Maigret. Ciao. Ciao. Ah! Mi raccomando, non attaccarti al telefono, Io avrò sbagliato tutto, ma voglio sbagliare sino in fondo. Pronto? Con chi parlo? Parlo con la signora Rivaud? Sono il commissario Maigret. Cosan? Non mi sente? Vuole che parli un po' più forte? Ah, sì, esatto, signor. Sì, sono in cura da suo marito. Ho capito. È sola. No, non è con lui che voglio parlare, signor. No. No, neanche con sua sorella. Ascolti, signora Rivaud, io vorrei pregarla di una cosa. Non sono esseri umani, ma sono mostri. Bisogna ammazzarli. Stavolta non sfuggirà. Battono il bosco palmo a palmo. Ma non ci troveranno niente.
Ci sono stato io stamattina a giocare nel bosco. Se lo sa tua madre. La madre di Tuan. Ma gli permette tutto. Ehi! Ehi, dove vai? Scusi. Sì? Ma che succede? Stanno facendo una battuta per cercare il pazzo. Non avevo visto niente. Così volevo fare uno scherzo a voi, farmi seguire nel bosco. Però mentre correvo sono inciampato. Gli sono cascato quasi addosso. Adesso vieni via di qua. Parlerai al commissario. Largo, largo. Guarda che non tocchino nulla. Stai tranquillo. Ma chi è? Dicono che sia il pazzo. Ah. È il padre della povera Leontina. È già morto, atroce. Io dovevo farlo, io, con queste mani. Coraggio, si faccia coraggio. Coraggio, su, coraggio. Voi indietro, fatevi indietro, fate stare indietro. Mi scusi, signora, ma non è uno spettacolo per donne. Sì, sì, hai ragione, scusi. E voi indietro, forza, andate a casa, sgombrate, indietro, su, andiamo, su. È sposata da molto tempo, signora Rivaux? Da 5 anni. Abitava già qui a Bergerac all'epoca del matrimonio? No, vivevo ad Algeri con mia madre e con mia sorella. Ah, allora il dottor Rivaux si trovava ad Algeri anche lui? Sì, è stato medico all'ospedale di Algeri per più di 2 anni. Certo, le faccende di casa, per di più di un'intera villa, devono essere faticose se non c'è un aiuto. Ah, sei qui! Jacques! Cosa vuole da mia moglie? Se aveva bisogno di parlarle, perché non lo ha detto a me? Non, diciamo, le chiedo scusa, non si inquieti, dottor Rivaux, volevo soltanto conoscere la sua signora, ecco. Disgraziatamente sono bloccato a letto, allora mi sono permesso di telefonarle. Lei non c'era, per cui... L'interrogatorio è finito? Ma che interrogatorio, dottor Rivaux? Non si tratta affatto di un interrogatorio. Si stava semplicemente chiacchierando. E quando lei è entrato, si immagina, si parlava di Algeri. È lì che ha conosciuto sua moglie, vero? Era una sua paziente? Non capisco il senso della sua domanda. Difatti è solo una curiosità, sì, perché in una città come Algeri due persone tanto diverse come la signora e lei non avevano molte occasioni per conoscersi. E così avevo pensato che... Sì, la prima volta l'ho incontrata come medico. E adesso, se non ha altre curiosità, riconduco mia moglie a casa. Pronto? Sì, è qui. Ah, è per lei. Sì, dall'ospedale. Pronto? Sì? Sì. Bene. L'hanno trovato. L'uomo, il pazzo. Hanno trovato il cadavere di un uomo nel bosco del Mulandaf. Dovrei fare l'autopsia, subito. Ma allora... Sì, corrisponde esattamente alla descrizione che lei fece dell'uomo che le ha sparato. La morte pare causata da un colpo di rivoltella.
Ma lui, dopo averle sparato, si rifugiò nel bosco. Così lei disse. E lei avrà sparato reagendo. No, dottore, io non ho sparato. La morte pare risalga a parecchi giorni fa. Allora, come mai Françoise stamattina? Vieni, Gervais. Alto. Ah, è lei, dottore? Grazie. Vada, vada. Buongiorno. 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 Dov'è? Andiamo. Così il morto non è persona di qui? No. Sembra del tutto sconosciuto. C'era quasi l'intero paese, sai, sul posto. Quando sono venuta via, si aspettava il dottor Rivu. Trasporteranno il corpo all'ospedale per l'autopsia. Senti, senti, torna nel bosco. Ancora? Anzi, no, vai all'ospedale, eh. Insomma, ascolta quello che si dice, i commenti, anche qui sotto al caffè. Insomma, come faccio? Sono inchiodato qui, non ci posso andare. Allora devi farlo tu, questo non posso fidarmi. Sì, ma io faccio del mio meglio, ma sai... Sai cosa devi fare anche? Sì, dimmi. Passare alla posta a fare un telegramma, non si sa mai. Scrivi. Scrivi. Ah, hai il taccuino? Sì, devo avere qua il taccuino. Eccolo qua. La penna, ecco qua. Ci sei? Sì, ci sono. Dimmi. Allora, Direzione Generale Polizia, Commissario Martin Algeri. Generale Polizia. Commissario Martin Algeri. Algeri. Pregoti. Pregoti. Telegrafarmi urgentemente. Urgentemente. Hotel Croix Blanche, Bergerac. Bergerac. Curriculum. Dottor Jacques. Curriculum. Rivaud. Sì, è latino. Curriculum, dottor Jacques Rivaud, sì, medico ospedale maggiore Algeri. Due R, curriculum. Sì. Curriculum. Dottor Jacques Rivaud. Jacques Rivaud. Medico ospedale maggiore Algeri circa 5 anni fa. Cordialmente Maigret. 5 anni fa, cordialmente Maigret. Rileggi, per favore. Sì. Dunque, Direzione Generale Polizia, Commissario Martin Algeri. Sì, io... D'accordo. Io mi rendo conto dello stato particolare in cui si è trovato il Commissario Maigret. Ma non va trascurato il fatto che non ha esitato a mettere in subbuglio un'intera città. Se prima poteva anche esserci un equivoco, ora tutto si è chiarito e il commissario Maigret deve lasciarci lavorare in pace. Come spiegare, però, lo chiedo solo per scrupolo, l'aggressione alla cognata del dottor Rivaud, la signorina Françoise, quando è accertato, quando risulta che il vero attentatore è morto molti giorni fa, forse 8 o 10. No, ma è stata l'impresa di qualche burlone. Ce n'è più d'uno qui in città. Del resto anche il signor procuratore, d'accordo? Non si spiega altrimenti il fatto che una ragazza, diciamo pure fragile, come la signorina Françoise, abbia saputo cavarsela così a buon mercato. L'attentatore vero, signor Leduc, è l'uomo che si è trovato nel bosco, già cadavere. Le indicazioni dello stesso Maigret parlano chiaro, corrispondono in pieno, statura, vestiti, le famose scarpe. E non vi sono nemmeno dubbi sul fatto che si sia suicidato. Dalla pistola che aveva accanto mancava infatti un secondo proiettile, oltre quello sparato a Maigret. Esatto. Insomma, per me il caso deve considerarsi chiuso. Ah, senza alcun dubbio. Lei non è persuaso? Lo dica francamente. Sì, posso anche esserne persuaso, solo mi dispiace per il mio vecchio amico Maigret, ecco,
Se non l'avessi invitata a passare qualche giorno a casa mia, non si troverebbe in questo pasticcio. Cose che capitano, signor Leduc. Ma lei non deve sentirsi colpevole. Vede, io l'ho fatta chiamare perché ci aiuti a risolvere, nel modo meno imbarazzante, questa storia ormai davvero penosa. Lei che gli è amico, cerchi di persuaderlo a non occuparsene più. E a lasciare Bergerac senza gesti clamorosi, sensazionali, come quegli sciocchi manifesti. O magari addirittura conferenze stampa. Da parte mia, guardi, per dirgli che non farò alcun rapporto all'autorità centrale e che anzi io considero la sua opera come quella di un collaboratore occasionale ma prezioso, persino eroico. Quindi, lo convinca a trasferirsi da lei a Villefranche. Solo così farà una bella convalescenza, vera, autentica. Il dottor Rivaud, sebbene lamenti certi metodi parigini del commissario Maigret, mi ha promesso che continuerà a visitarlo anche lì, sino a guarigione completa. Tenterò di convincerlo, signor procuratore. Intanto noi continueremo a vedere i punti ancora oscuri e a chiarirli. Abbiamo già inviato a Parigi le impronte digitali del cadavere. Il commissario Maigret non deve avere alcuna preoccupazione. Il suo attentatore sarà presto identificato. Commissario. Procuratore. Comunque sia ben chiaro che da qui io non mi muovo. Ringrazio tanto le Duc del pensiero, ringrazio il commissario, il procuratore, e se il dottor Rivaud non ha più intenzione di curarmi... Avanti! Buongiorno. Buongiorno, dottore. Stavo appunto dicendo che se lei non ha più intenzione di curarmi, non fa niente, la capisco benissimo. Avrà la bontà di consigliarmi qualche altro medico? Non occorre, signor Maigret. Farò fino in fondo il mio dovere di medico. Finché sarà necessario. Solo vorrei che da questo momento i nostri rapporti fossero soltanto quelli che devono intercorrere fra medico e paziente. L'ho già detto al signor procuratore che ritiene la mia posizione pienamente legittima. No, niente da dire, dottore. Per me va benissimo, sa. Allora, d'accordo. Va. Controlliamo la temperatura. Intanto che vedo la ferita. No, fa male. Lascia stare se quel dottore ti piace o non ti piace. A me quello che non mi piace è il termometro, che segna 38 in continuazione. Ecco. Insomma, non sei mica un bambino, Maigret. Se il dottor Rivaud non ti dà, ne chiamiamo un altro. Ma sta tranquillo che il termometro segnerà 38 in continuazione. Tu non ti togli dalla mente questa maledetta idea fissa, che dopo tutto non ti riguarda. Ma come non mi riguarda? Come sarebbe a dire? Ti riguarda perché potevi anche rimetterci la pelle. Ma come affare giudiziario riguarda loro. Riguarda loro. Senti, d'ora in avanti ti prometto di stare buono, di star calmo, di niente pipa, niente birra, niente di tutto, insomma. Ma c'è una convinzione che nessuno mi può levare, anche se adesso ho la testa un po' confusa. E se tu mi hai fatto la barba contro pelo che mi fa un bruciore... Ma mi... no, sì, no, no, è così. No. Andiamo. Questa faccenda non è finita, come dicono loro. Oh, sai, ne vedremo ancora delle belle. Tu accontentati di vederle da spettatore e basta. Ecco. Adesso, senti, cerca di riposare. Sì, certo. Io scendo giù un momento. Ti chiudo un po' le imposte? Sì, chiudo le imposte. Non adesso, Leduc, sta riposando. Hai da dirmi qualche cosa, Leduc? Una cosa... Scusi tanto, signora. Una cosa incredibile.
Deve scusare, signora. Una cosa incredibile, sbalorditiva. Sai che avevamo mandato a Parigi le impronte digitali di quello dell'uomo trovato nel bosco? Ebbene, hanno avuto adesso la risposta. Quel cadavere, quello del bosco, risulta già morto da vari anni. Scusami, sei, sono talmente eccitato. Dove l'avessi visto? Il procuratore, il commissario, sbalorditi, stupefatti, anche un po' seccati. Però, seccati. Ma insomma, parlami di questo morto. Ah, sì, ufficialmente, con tanto di certificato, risulta che il nostro cadavere è quello di un certo Jan Meyer, condannato a morte. E giustiziato? No, non giustiziato, ma morto alcuni anni fa. Pochi giorni prima della data stabilita per la sua esecuzione capitale, all'ospedale di Algeri. Ad Algeri, hai detto? Sì, a Algeri. Apri le imposte, le duca, ho bisogno di luce! E da questo momento, guarda, faccio di testa mia, sai, e voi mi ubbidite, sai, no, non fatemi arrabbiare, se volete che guarisca presto. E adesso, ascolta le duca. Dunque, il nostro pazzo di Bergerac è un certo Jan Meyer, suicida da una diecina di giorni circa, ma che invece avrebbe dovuto essere morto molti anni fa ad Algeri, poco prima dell'esecuzione di una sentenza capitale emessa contro di lui. Per quale delitto? Assassinio di due suoi complici. Complici in che cosa? Abbiamo avuto chiarimenti da Parigi poco fa per telefono. Questo Meyer dirigeva ad Algeri una delle più importanti centrali di passaporti falsi e falsi contratti di lavoro. Insomma, traffico di donne, espatri clandestini dall'Europa di pregiudicati, criminali di guerra, bancarottieri, eccetera. Specialmente verso l'America del Sud e l'Africa. Come faceva? Si è scoperto? Jan Meyer era noto come grossista di liquori. La solita facciata. E tutto era fatto così bene che la polizia non si era mai accorta di niente. Fu necessario quel doppio assassinio per... Ma perché avrebbe dovuto uccidere i suoi complici? Erano venuti dalla loro sede di Berlino a chiedere spiegazioni sui conti dell'azienda. Conti che non tornavano. Come non sono tornati più loro? Di dov'era questo Jan Meyer, si è saputo? No, con precisione no. Forse polacco, jugoslavo, di quelle parti, insomma. Pare fosse un tipo assai riservato. È il tipo giusto per il suo mestiere. Scusi, ma l'intrusione di questo slavo, di questo trafficante internazionale in questa vicenda, mi sconcerta. Io capisco, fosse capitato a Parigi. Lì sono cose all'ordine del giorno, ma qui. E poi perché? In che modo tutti questi fili da tutte le parti del mondo sono potuti confluire in un posto tranquillo e sconosciuto come questo? Lei dimentica, commissario, Cyrano de Bergerac. Ma perché? Ma perché questo pazzo? Se davvero era pazzo. Perché questo Meyer ha scelto proprio Bergerac per sfogare... E poi sfogare che cosa? La sua pazzia, l'odio, la vendetta? Scusi, ma che ne dice il commissario Maigret? Che ne dice? Mi pare che Maigret attribuisca molta importanza alla provenienza di questo Meyer. Algeri, certo. E che le dicevo, signor procuratore? Ma sì, lo sappiamo benissimo che il dottor Rivaud ha esercitato la professione ad Algeri e che lì ha conosciuto sua moglie. E la sorella, la signorina Françoise. Commissario, abbiamo già analizzato questa connessione e l'abbiamo esclusa con fondamento nella sede adatta. Certo. Lei ha fatto questo mestiere, signor Leduc, e sono certo che comprenderà. Il dottor Rivaud è stato interrogato a lungo, molto a lungo in proposito. Ah, sì. E ha risposto in modo del tutto convincente. Interessante tutto, interessante le notizie su Jan Meyer, interessante l'atteggiamento del procuratore, ma intanto leggi il telegramma che ho ricevuto. Dottor Rivaud, sconosciuto, ospedali, ambienti medici, Algeri, cordialità, Martè.
o questa poi? Se il suo francese non fosse così perfetto, dottore, lei potrebbe essere preso per uno straniero. Buongiorno. C'è lei, dottore. Buongiorno. Come sta? Ormai lo si può trasportare tranquillamente, senza pericolo. D'ora in poi verrò ogni due giorni. Per la medicazione giornaliera manderò il mio assistente. Si può fidare assolutamente di lui. Come di lei? Arrivederla, dottore. Eccomi qua. Aspetta. Aspetta. Forse ho ancora bisogno di un'altra cosa. Devo uscire di nuovo. Sono immagini, guarda, cosa darei per andarci invece che mandare te. Senti, scendi giù nella hall. Prendi l'annuario generale di Francia, trascrivi l'elenco di tutte le università dove esiste una facoltà di medicina, saranno 8-10 in tutto. Sì, ecco, il libretto. Prendi bene i numeri di telefono di ognuna, siccome da questo telefono non si possono fare le interurbane, telefono da giù. Ecco, mi raccomando, parla piano. Sì, parlo piano. E chiedi... Segreteria dell'Università di Lione? Qui parla la segretaria del primo commissario Maigret, polizia giudiziaria di Parigi. Sì, io vorrei sapere in quale anno si è laureato da voi il dottor Jacques Rivaud. Sì, Rivaud. Va bene, aspetto. No, aspetto quanto occorre. Ecco, grazie. Oh, mi scusi, signora. Signora, controlli pure gli scatti. Dovrò farne parecchie di telefonate. Sì, aspetto. E del dottor Rivaud e della sua famiglia? Ma... soltanto che tempo fa hanno avuto ospite una donna vistosa. Pare che sia la suocera del dottore, la madre della signora Rivaud. Come si chiama? Beausoleil. Oh, che nome luminoso. È ripartita questa signora Beausoleil? Sì, ma nessuno ha saputo darmi il suo indirizzo. Pare che sia arrivata e ripartita con il treno di Bordeaux. Ah, Bordeaux, dove si reca ogni tanto il nostro procuratore. E di lui cosa hai saputo? Che frequenta casa Rivaud. Ah. Sì, va a cena a casa Rivaud ogni mercoledì. Hai detto ogni mercoledì? Sì. Ah, ma... è stato mercoledì 8 ottobre, o meglio nella notte tra il mercoledì e il giovedì, che sono stato ferito dal cosiddetto pazzo. E forse la stessa notte è stato ucciso l'uomo del bosco. Sì, signor commissario. Mercoledì 8 ottobre il dottor Rivaud ha ricevuto a casa una telefonata da Parigi. Sì, posso dirle anche questo. Si tratta del numero di un ristorante, i Quattro Sergenti, Piazza della Bastiglia. Me lo ricordo perché non era la prima volta che lo chiamavano da lì il dottor Rivaud. Sono state 3 unità. Sì, 9 minuti. L'ora? Le 19. Mercoledì il dottor Rivaud è stato chiamato da Parigi alle 7 di sera. E il treno per Bergerac, quello che ho preso io, parte da Parigi alle 8:45.
un'ora e 45 minuti dopo la telefonata. E quella stessa sera, come tutti i mercoledì, il procuratore era a cena dal dottore. Certo, è molto strano, però ancora non vedo... Il dottor Rivaud non è laureato. Come? In nessuna facoltà di medicina di Francia c'è traccia di laurea data a un Jacques Rivaud da 20 anni a questa parte. Adesso vi spiego perché la ferita non si rimargina. Hai capito che delinquente? L'ho capito perché l'uomo è saltato giù dal treno. È saltato prima della stazione, non perché credeva di essere inseguito, ma perché proprio lì doveva incontrarsi con qualcuno. Capite? No, veramente no. Capirete. Capirete prestissimo. Beh, io direi che tra 2 o 3 giorni l'istruttoria potrà considerarsi chiusa. Tuttavia, se lei ritiene opportuno soprassedere ancora, però la riterrei una perdita di tempo, francamente. Devono essere interminabili le serate in una cittadina come questa, per chi vive solo, eh? Qualche impegno, qualche vizio, diventa proprio indispensabile, eh? Cosa fa la sera, signor procuratore? Cinema, direi di no. Caffè, neanche dirlo. Pratiche d'ufficio? Ma no, adesso non mi dica che ci passa sopra le notti. Amici? Scusi, sa, ma lei non mi pare poi così socievole. Per quel che so, lei non fuma, non beve, non gioca. E allora qual è? Qual è il suo passatempo? La musica? Ascoltare in solitudine dischi rari, far collezione di oggetti esotici, qualche vizietto segreto, eh? Beh, del tutto lecito, intendiamoci. Questa disgraziata faccenda di Meyer chissà quanti ricordi ha fatto affiorare, eh? Non vedo quali ricordi potrei avere che mi ricolleghino a un certo Jan Meyer non meglio identificato. Ma l'Algeria, signor procuratore, deve essere un paese indimenticabile. Non sono mai stato in Algeria. L'unica volta che ho fatto un viaggio fuori di Francia è stato in Norvegia, 25 anni fa. Buonasera. Signor commissario. Come va? Si è alzato. Sì. Dov'è Rosalie? È in cucina, ma ha molto da fare. Beh, non interromperò il suo lavoro, stia tranquilla. Commissario, sì. La prego, venga con me in cucina. Ho preparato un sughetto. Ah, sì? Vorrei che lo assaggiasse. È la fine del mondo. Venga. Vengo, vengo. Lei non mi ha più mandato a chiamare. No, no, è lei che non mi ha fatto più visita. Non è vero, cattivone. No? Venga. Di che cosa hai paura, Rosalie? Io non voglio che un'informazione. Sei mai stata a servizio dal procuratore, signor D'Urso? Sì, 2 anni. Come cameriera? Cuoca o come? Come tutto, capirà. In caso di uno scapolo. Tranne i servizi strettamente personali per i quali c'è il domestico, tutto il resto lo facevo io. Ah, e quanto tempo fa? È 1 anno che sono venuta via. Sa, il mio fidanzato non voleva che... Ah, geloso, eh? No, ma... Capito. Ma detto in confidenza, Rosalie, proprio tra di noi, eh? Procuratore non ha mai tentato approcci verso di te, eh? Ehi, sono una ragazza per bene io. Avrebbe trovato il tipo adatto quello. Signor commissario, si vede proprio che non conosce il signor D'Urson. Proprio così. Guardi, in 2 anni che sono stata a servizio da lui, l'unica donna che ho visto per casa è stata la signorina Françoise. La cognata del dottor Rivaud? Oh, bella. E veniva a far visita al procuratore. Ma che visita? Lavorava per lui, come segretaria. C'è stata circa 6 mesi, poi non si è vista più. Voglio dire che non è più venuta in casa, perché in città e a casa del cognato
La signorina e il signor D'Urso si incontrano quasi tutti i giorni. E dopo che la signorina Françoise è tornata a Bergerac... Rosalie, non sono affari tuoi. Ah, perché? Perché la signorina è stata via a lungo da Bergerac? E questo lo dovrebbe sapere, però. Va via quasi ogni mese, ma solo per pochi giorni, a Parigi e a Bordeaux. Io non so altro. Quando smise di lavorare per il signor D'Urso, però, non si è più vista in città per 6-7 mesi. Ah. Ma sei impazzito? Hai fatto prendere una paura. Torno in albergo e trovo la camera vuota. E vabbè, mi annoiavo, sono venuto qui a fare quattro chiacchiere con Rosalie, ecco. Cosa stai mangiando adesso? Una salsetta, ma non tema, è leggera e delicata. Gliel'ha data lei, eh? E non è la prima volta, lo so. Signora cara, suo marito è maggiorenne ormai. Sì, appunto, appunto, e dovrebbe... Andiamo via, su. Ti fa male, lo sai, hai ancora la febbre. Un minuto, caro, ho finito, un minuto solo, eh? Quasi finito. Rosalie, qual era la tua serata di permesso quando eri dal procuratore? Il mercoledì, perché il mercoledì lui va a cena del dottor Rivaud. Era la sera di permesso per il domestico e per me. Ah, sicché le altre serate le passavi in casa col signor D'Urso? E chi lo vedeva la sera? Dopo cena si tappa in biblioteca lui. Ah, perché studia? Sì, lo chiami studiare. Nelle librerie, in bella vista e sul tavolo, ci sono i libroni da studio. Ma o sono chiusi o li trovavo sempre aperti alla stessa pagina. I libri che lui legge, tanto per dire, quelli non sono in vista, ma chiusi a chiave. Ah beh, ho capito, sì, documenti, carte riservate d'ufficio, no? Sì, con tutte le figure di donne, non mi faccia parlare. Ma come lo sai tu che in quei libri, scusa, non erano chiusi a chiave, mi hai detto? Beh, una volta dimenticò una delle chiavi nella serratura. Se non ci fosse qui la signora, le direi certe cose. Oh, per me? Dica pure. Beh, e non sai dirmi altro. Lo sai che mi sono amico Rosalie. Sono stato il solo l'altro giorno a prendere le tue difese quando il tuo ragazzo ti rimproverava di prendere lucciole per lanterne, no? È così o no, Rosalie? Sì. Dunque, allora abbi fiducia, parla. No, 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 grazie tante. Beh, non capisco proprio. Perché, Rosalie? Io mi voglio sposare, caro signore. Ma se parlo, Albert non troverebbe più un posto. Quanto a me... Già dicono che racconto i sogni come fossero verità. Si figuri che succederebbe se vuotassi il sacco. No, no. Grazie tante. Non sarai importunata da nessuno. Te ne do la mia parola, vedrai. Sì. Stia tranquilla. Ma cosa fai? Adesso andiamo via. Su. Vieni via. Finivo la salsetta con i funghi. Fai piano, che c'è il braccio, mi fa male. Braccio, andiamo. No, c'è la ferita, scusa. Dammi la mia tisana, voglio fare tutto un sonno fino a domattina, eh? Grazie. Secondo me quella ragazza farebbe di tutto per rendersi interessante. Per esempio, io non credo affatto che sia stata aggredita, eh? Forse sarebbe piaciuto. Sì, è probabile che tu abbia ragione. Ma se tutto va come prevedo, sai, presto facciamo i bagagli e ce ne andiamo. E tu mi dai questa notizia così all'improvviso, ma dici sul serio? Sì, cara, sì, da un giorno all'altro, anzi, da un momento all'altro. Aspetto le due che mi potrebbe portare la soluzione del problema. L'ho messo in stazione, sai, di posta a tutti i treni in arrivo. Poveretto. Che poveretto, niente poveretto. C'è la signora Emily che gli porta i pasti e questo, capisci, lo ringiovanisce, no? Sì. Ah, perché lei con lui... Si pare proprio, eh. Di un po', e tu con lei, eh?
Grazie, signora. Tu l'hai trattata male, sai? Tu sei chiusa ai rapporti umani. Ecco. Oh. Tesoro, presto, vieni con me. Non è possibile, la signora ha un appuntamento. Questo è un trucco ignobile. Stia zitta o la faccio arrestare. Arrestare? Lei è pazzo. Ho il mandato d'arresto. Mi scusi. Andiamo molto meglio. Sì. Fra pochi giorni basterà un cerotto. Certo, gli interventi del professor Rivaud hanno del miracoloso. Ma lei sa dove ha studiato? All'Università di Montpellier. Pensi che appena laureato, il professor Martel di Parigi lo chiamò come suo primo assistente. Permette? Ma ne è sicuro? Ma diamine, ho visto anch'io nel cassetto del suo scrittoio una foto con il professor Martel. E insieme un gruppo di altre celebrità. Boh, mi pare soltanto un po' strano che un medico così bravo si accontenti di esercitare... Beh, sì, insomma, in provincia, eh. Beh, questa è una domanda che ci siamo posti un po' tutti. Ma vede, questo ospedale è suo. Si può dire che lo ha creato lui, perciò, capisce? Ah, capisco, capisco. Beh, allora, a domani. A domani, grazie. Avanti. È lei che ha pubblicato questo annuncio sul giornale? Quale annuncio? Signora Bosley, già residente Algeri, ricercasi urgentemente per questioni ereditarie. Presentarsi notaio Maigret, Hotel Croix Blanche, Bergerac. E lei? Sì, sono io. Prego, s'accomodi, signora. Grazie. S'accomodi, signorina. L'avverto che sporgerò querela contro di lei e il suo degno compare. È un vero abuso. Si calmi, signorina, si calmi e mi scusi. Io desideravo incontrarmi con sua madre. E chi le ha detto che è mia madre? Il fatto stesso che lei l'aspettasse alla stazione, scusi. Il suo complice è riuscito a portarla via appena scesa dal treno, prima ancora che mi vedesse. Li ho ripescati soltanto qui, sulla piazza. Anche lei aveva letto l'annuncio? Soltanto stamane. E volevo impedire che mia madre cadesse in questo indegno tranello. Ma quest'uomo ci ha minacciate. Ha parlato di mandato d'arresto, come fossimo due ladre. Dov'è questo mandato? Ah, le duc. È mia moglie, la signora Beausoleil, mamma della signorina Françoise e della signora Germain Rivaud. Ebbene, me lo faccia vedere questo mandato, altrimenti... A chi vuol telefonare, signorina? Al procuratore. Beh, lo chiami pure. È in casa adesso, ma nell'interesse di tutti sarebbe meglio aspettare. Dunque, signora. Mamma, ti proibisco di rispondere al commissario. Commissario? Ma lei cos'è, notaio o commissario? Commissario. Ah, beh, allora, sicché non si tratta più di eredità. Mamma, qualunque domanda ti faccia, non rispondere. Sarebbe peggio, mia cara, li conosco bene questi signori. Oh, senza offesa per lei, signor commissario. Oh, si immagini. Se non sbaglio, signora, lei è un'artista lirica. Sì, sì, sì. Ho cantato all'Olimpiade, al Maiol, da giovane. E poi i medici mi consigliarono il clima caldo e allora feci delle tournée in Italia, poi in Turchia, Egitto, Siria. Ah, per stabilirsi in Algeria, poi. Sì, dopo che ebbi la mia prima bambina, Germaine, che è nata al Cairo. Ah, lei si è sposata in Egitto? No, no, non mi sono mai sposata, sa, con la vita vagabonda che dovevo fare, non so se mi capisci. Oh, no, no, lo capisco benissimo. E anche la sua seconda figlia è nata al Cairo? No, Françoise... Mamma, ti ho detto!
Françoise è nata ad Algeri. Ah, e stesso padre? Mamma! No, il padre di Françoise. Ma Françoise, non fare così, non hai proprio niente da vergognarti di tuo padre. Era un funzionario di dogana e un capo di visione. Sa, non per vantarmi, ma ho sempre frequentato persone di un certo livello io. Mamma, mamma! Volevo farne due ballerine, sa, la danza dà maggiori soddisfazioni. La mia prima, Germaine, incominciò a prendere delle lezioni ad Algeri da un mio vecchio collega. Ma si ammalò? Ah, lo sapeva. Sì, Germaine è sempre stata un po' delicatina, anche se l'avevo allattata io, sa, sono un po' all'antica. La sua prima signora, la signora Germaine, che indisposizione ha avuto? Sin da bambina, poveretta, soffriva di emicranie. Poi era già una signorina, dovemmo ricoverarla perché ebbe la meningite. Basta adesso. Il commissario non ha nessun diritto di interrogarti. Non parlare. Senta, signora, lei può parlare o tacere come vuole, ma sappia che dovrà rispondere alle domande che l'autorità crederà di farle, se e quando sarà interrogata in altra sede, per esempio in corte d'assise. In corte d'assise? Ma io non ho fatto niente. Vedi dunque che forse le conviene parlare adesso. Per evitare, insomma, lei mi capisce. Quanto a lei, signorina, io... Pronto, Germaine? Sì, sono io. Passami Jacques. E all'ospedale? Non lo sai. Beh, bisogna trovarlo, dovunque sia. Dilli di venire immediatamente all'hotel Croix Blanche dal commissario. Sì. No, non devi dirgli altro. Ma subito, capito? Adesso vieni, Jacques. Non parlare più. Lei vede. Signorina Françoise, noti che non le ho impedito di telefonare. Anzi, smetto di parlare con sua madre e la invito a chiamare il signor procuratore. Il signor D'Orsot? Sì, visto come si sono messe le cose, la presenza del procuratore mi sembra indispensabile. Lo chiami, signorina. È certamente in casa, è vero, signora Maigret? Fino a poco fa c'era. E allora, signorina? Pronto? Parla Françoise. Sì, sono qui nella camera del commissario Maigret. C'è anche mia madre. Insomma, il commissario stesso che la vuole qui. Si tranquillizzi, signor D'Orsot. No, no, niente, non una parola. Le giuro di no. Ma se le dico di no! Mi scusi, signor commissario. Mi hanno detto che mia madre e mia sorella erano qui. Ma chi gliel'ha detto? Chi me l'ha detto? E dillo al commissario chi te l'ha detto. Uno, per strada. Suo marito? Maigret, vuoi la pipa? Signorina Françoise, vuol venire qui? Lascia, lascia, c'è le due. Françoise. Quando le ha dato suo marito quel biglietto per sua sorella? Biglietto? Mi hanno telefonato. Ah, la signorina Françoise l'avrà incontrata, eh? Conoscerà certamente la mamma. No, non ho il piacere. E il bambino, signora Beausoleil, l'ha lasciato a Bordeaux?
Sì, l'ho lasciata a casa con la donna. Ah, lasciata, quindi è una bambina. E quanto ha adesso? Ha compiuto 2 anni a settembre. Ah, figlia di Françoise, vero? Aprite, presto, non potete fuggire! Un martello, un'ascia, qualcosa! Sì, Antoine, presto! Nel repostiglio! Spara! Spara abbracciandomi! Spara! Spara! Presto! Presto! Antoine, presto! Ma che succede? Mi ammazzano! Non ho potuto evitarlo. Morti. Non è possibile. Non è possibile. No. Françoise non c'entrava. Lo dice proprio lei, signor procuratore? Almeno per il momento il suo posto non è qui. Le due signore rimarranno a disposizione della polizia e della magistratura per deporre. A presto, signor procuratore. Quando credi? Thank you.
Se avessi saputo, l'avrei tenuta con me, ma io non potevo provvedere anche a Françoise. Vivo a carico di mio genero. E Françoise era diversa da Germain, molto in tutto. Appena avuto una certa età non ha più voluto saperne di stare con me. Non voleva saperne di ristrettezze. Invece qui, ville, auto, vestiti, viaggi a Parigi. Ma non ha mai pensato ai rischi di... E sua figlia Germain si è sposata ad Algeri? Sì, poco dopo essere uscita dall'ospedale dove il dottor Rivaud l'aveva curata. Ma dopo subì anche un'operazione alla testa. Da allora non è stata più la stessa. Davanti a lei si può parlare, tanto sa tutto. E la bambina è nata a Bordeaux, in casa sua, eh? E era presente anche il procuratore? Sì, si sentiva le urla di Françoise e voleva correre da lei. Avevo un bel offrirgli i bicchierini. A me si spezzava il cuore sapendo che... Come si chiamava ad Algeri il dottor Rivaud? Dottor Meyer, credo, ma sia inutile ormai nascondere la verità. Lei già sa tutto. Meyer, eh? Lo stesso cognome dell'uomo trovato morto nel bosco del Moulin Neuf. E per suo genero chi era questo Jan Meyer? Il genero... parente, il padre. Mio genero era orfano. Jan Meyer era il fratello del padre. In punto di morte gli aveva promesso di provvedere al bambino. E mantenne la promessa. Era il suo unico nipote. Non aveva altri a cui far godere il frutto dei suoi traffici. Lo fece studiare a Parigi. Mio genero era molto intelligente. Diventò l'assistente del professor Martel. Una volta laureato, venne ad esercitare ad Algeri, dove era lo zio. Per quel poco che lo conobbi, il vecchio Meyer era un essere viscido, poco simpatico. Ma già che gli era attaccato, e poi gli doveva tutto. E così lo salvò dalla ghigliottina. Sì. Ma come ci è riuscito? Subito dopo la condanna a morte, Jan si ammalò. Veramente o dietro suggerimento del nipote? Come posso saperlo, signor commissario? Io so che Jan fu ricoverato d'urgenza all'ospedale, nello stesso reparto dove si trovava mia figlia Germain, un piccolo padiglione staccato dall'edificio centrale. Oltre mia figlia Jan... era ricoverato un altro di cui non ho mai saputo il nome. La seconda notte dopo il ricovero nel padiglione scoppiò un incendio e soltanto mia figlia e Jan si salvarono. E l'altro? Oh, mio genero ha sempre giurato che l'altro era già morto quando le fiamme... Lei pensa, cioè, che il terzo ricoverato nel padiglione bruciato dalle fiamme fosse ancora vivo al momento dell'incendio? In altre parole, che si tratti di omicidio premeditato. Beh, non lo sapremo mai con certezza. Ci sono però elementi per sospettarlo. È strana la leggerezza con cui la polizia di Algeri ha preso per oro colato la dichiarazione del dottor Rivaud circa l'identità del morto nell'incendio. Ma evidentemente anche lì il dottor Rivaud doveva avere dei buoni appoggi.
Forse qui teneva, ha fatto sgomberare adesso la collezione dei suoi libri pregiati. La prego, commissario, dica quello che deve dirmi. Sono due giorni che lo aspetto. Io ho già presentato le mie dimissioni e lascerò Bergerac non appena arriva il collega che deve sostituirmi. Pensavo appunto che nel dargli le consegne sull'istruttoria potesse essergli utile una ricostruzione della vicenda dal mio punto di vista, sia come vittima del criminale, sia come uomo del mestiere. Beh, li riassumo in breve il contenuto. Il vecchio Meyer è coinvolto in una resa di conti con dei suoi complici. Li spedisce all'altro mondo ed è condannato a morte. Allora il giovane Meyer predispone il suo ricovero in ospedale e organizza l'incendio del padiglione che causa la morte di un altro ricoverato. Forse sarà una morte accidentale, ma è certo una morte necessaria per sostenere che i resti umani trovati carbonizzati sono proprio quelli del condannato a morte. Così il vecchio Meyer, sfuggito alla ghigliottina, viene spedito al sicuro in America, ma anche il giovane Meyer non si sente tranquillo ad Algeri. La polizia non ha prove, ma sospetti sì. Ecco la loro trasformarsi in Jacques Rivaux e trasferirsi in una sperduta regione di Francia, a Bergerac, dove conta di rifarsi una vita. Intanto ha sposato Germain, forse per assicurarsi nel modo più assoluto la complicità dell'unica testimone. Ma Bergerac, tra lui e quella piccante cognata cresciuta sotto il suo tetto, a un certo punto si accende una grossa fiamma. Infine ecco che lei, procuratore della Repubblica di Bergerac, viene a scoprire qualcosa sul passato del dottor Rivaux. È esatto fin qui? Esatto. Dunque occorreva fare in modo che lei tacesse, ma come impedire che un uomo severo e autorevole come lei andasse fino in fondo? Scoprendone il punto debole. In provincia le voci corrono, Rivaux conosce il segreto hobby fotografico del signor procuratore, è certo la mania di un vecchio frustrato, e bisogna servirsene. La cognata di Rivaux è attraente e ha già imparato a fingere, a recitare davanti alla stessa sorella. Così le viene introdotta come segretaria. E poi... Françoise mi voleva bene. Françoise era pazza di Rivaux, signor procuratore. E Rivaux era pazzo di Françoise. La Rivaux è una rivista. E così tollera che almeno una volta o di più. Capisce come è caduto in loro potere? Le hanno fatto credere di essere il padre della bambina. E poi il dramma. In America, dopo tante vicissitudini, il vecchio Meyer è diventato completamente pazzo. Ha assalito due donne alla periferia di Chicago, finendole con un colpo di ago nel cuore. Questo l'ho saputo dagli archivi. Ricercato arriva in Francia, raggiunge Bergerac. Il dottor Rivaux gli dà del denaro perché scompaia di nuovo. Ma nel partire, assalito da una crisi del suo male, commette un altro delitto identico agli altri. È proprio nel bosco che porta da Villa Rivaux alla stazione. Lei sospettava già la verità? No. Questo no, glielo giuro. Jan Meyer ritorna, ripete la storia, ritorna ancora e sbaglia il colpo. E ogni volta Rivaux gli dà del denaro perché non si faccia più vivo. Non può farlo internare e neppure arrestare. Mi erano giunte voci sul passato di Rivaux. Io intuivo, sentivo che ci doveva essere qualche rapporto tra il cosiddetto pazzo
E il dottore? Ma non sapevo di quale genere. Se avessi avuto con certezza un solo elemento, io sarei intervenuto. Le do la mia parola. Ti credo. Il giorno in cui sono partito da Parigi per andare in vacanza dal mio amico Le Duc, Jan Meyer telefona a Rivaux e il dottore gli dice di venire a Bergerac, ma di scendere prima dell'arrivo in stazione, alla curva dove il treno rallenta, in modo che nessuno possa notare il suo arrivo. Sfortunatamente per Jan Meyer e per me, su quel treno ci sono anch'io. Lo vedo, lo seguo e lui mi spara dileguandosi. E com'è morto? Lo ha ucciso Rivaux con la stessa pistola con cui Jan aveva sparato a me. Evidentemente aveva dei guanti e Jan non si aspettava che proprio il suo pupillo, dopo essersi fatto consegnare la pistola... Ma, insomma, Rivaux aveva calcolato quasi tutto, superato il primo disorientamento. E al vedermi saltar giù dal treno, pensò subito di sfruttare l'aggressione di Jan contro di me. Oh, c'è mancato poco che si potesse accusare proprio me della morte di Jan. Comunque è riuscito a farlo credere un suicidio. Naturalmente gli aveva tolto tutti i documenti, persino il biglietto ferroviario. Se non che, nel distruggere gli altri oggetti, quel biglietto deve essergli rimasto in tasca. E nel venire a medicarmi, inavvertitamente, gli è caduto fuori dalla mia camera. E per caso mia moglie lo ha ritrovato. Capisco, capisco. E lei, naturalmente... Ah, quel biglietto mi consentì finalmente, tra i 16.000 abitanti di Bergerac, di restringere i sospetti fra quei pochi che erano stati da me. Tra cui lei, signor procuratore. Io? Beh, non solo per il biglietto, ma insomma erano sospetti infondati. Bene. La riverisco, signor procuratore. E così non l'hai neanche potuta vedere la mia fattoria a Villefranche. Purtroppo la vacanza di Maigret è passata così, caro Duc. Beh, però non è escluso che prima o poi, vecchio mio, non ti segua in quest'idea della casa di campagna. Sapete cosa vi dico a tutte e due? Come ultimo giorno un premio me lo merito. Signora Emilie, signora Emilie, tartufi e foie gras per tutti. Già pronto, signor Maigret. Chi ha ordinato? Sua moglie. No. Ecco qua. Tartufi e foie gras per tutti. Anche per me? Naturalmente. E anche per la signora Emilie. È mia ospite. Grazie. Io non ho che oggi per imparare le sue ricette. Brava, brava, imparane molte però. Ma a me porzione doppia, signora Maigret. Devo rifarmi, io devo rifarmi, andiamo. Grazie, signore Emilie, è molto gentile. Se non ci sei tu, la sera non so più cosa far da mangiare, la notte dove appoggiare la testa per dormire. Se non ci sei tu, la casa è troppo grande ed io da sola non ci resisto più. Corro a cercare un amico che non abbia niente da fare e voglia star con me. Sentirmi parlare, 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 parlare di te. Se non ci sei tu, a me non importa più di riordinare il letto, di scegliere un vestito nuovo, non mi importa più. Io mi sento giù,
poca voglia ho di lavorare. Mio Dio, come mi sto lasciando andare. Corro a cercare un amico che non abbia niente da fare e voglia star con me a sentirmi parlare. Parlare, parlare, parlare di te. Tu mi hai fatto la barba contro pelo che mi fa un bruciore. Ma mi... no, sì, no, no, è così. Oh, andiamo. Questa faccenda non è finita, come dicono loro. Oh, sai, ne vedremo ancora delle belle. Tu accontentati di vederle da spettatore e basta. Mm. Adesso, senti, cerca di riposare. Sì, certo. Io scendo giù un momento. Ah, ti chiudo un po' le imposte? Sì, chiudo le imposte. Le Duke sta riposando. Hai da dirmi qualche cosa, Le Duke? Una cosa. Scusi tanto, signora. Una cosa incredibile. Mi deve scusare, signora. Una cosa incredibile, sbalorditiva. Sai che avevamo mandato a Parigi le impronte digitali di quello dell'uomo trovato nel bosco? Ebbene, hanno avuto adesso la risposta. Quel cadavere, quello del bosco, risulta già morto da vari anni. Scusami, sono talmente eccitato. Ma tu l'avessi visto? Il procuratore, il commissario, sbalorditi, stupefatti, anche un po' seccati. Però, seccati. Ma insomma, parlami di questo morto. Ah, sì, ufficialmente, con tanto di certificato, risulta che il nostro cadavere è quello di un certo Jan Meyer, condannato a morte. E giustiziato? No, non giustiziato, ma morto alcuni anni fa. Pochi giorni prima della data stabilita per la sua esecuzione capitale, all'ospedale di Algeri. Ad Algeri, hai detto? Sì, a Algeri. Apri le imposte, Le Duke, ho bisogno di luce! E da questo momento, guarda, faccio di testa mia, sai, e voi mi ubbidite, sai, no, non fatemi arrabbiare, se volete che guarisca presto. E adesso, ascolta, Le Duke. Dunque, il nostro pazzo di Bergerac è un certo Jan Meyer, suicida da una diecina di giorni circa, ma che invece avrebbe dovuto essere morto molti anni fa ad Algeri, poco prima dell'esecuzione di una sentenza capitale emessa contro di lui. Per quale delitto? Assassinio di due suoi complici. Complici in che cosa? Abbiamo avuto chiarimenti da Parigi poco fa per telefono. Questo Meyer dirigeva ad Algeri una delle più importanti centrali di passaporti falsi e falsi contratti di lavoro. Insomma, traffico di donne, espatri clandestini dall'Europa di pregiudicati, criminali di guerra, bancarottieri, eccetera. Specialmente verso l'America del Sud e l'Africa. Come faceva? Si è scoperto? Jan Meyer era noto come grossista di liquori. La solita facciata. E tutto era fatto così bene che la polizia non si era mai accorta di niente. Fu necessario quel doppio assassinio per... Ma perché avrebbe dovuto uccidere i suoi complici? Erano venuti dalla loro sede di Berlino a chiedere spiegazioni sui conti dell'azienda. Conti che non tornavano. Come non sono tornati più loro? Di dove era questo Jan Meyer, si è saputo? No, con precisione no. Forse polacco, jugoslavo, di quelle parti, insomma. Pare fosse un tipo assai riservato. È il tipo giusto per il suo mestiere. Scusi, ma l'intrusione di questo slavo, di questo trafficante internazionale in questa vicenda, mi sconcerta.
Io capisco, fosse capitato a Parigi. Lì sono cose all'ordine del giorno, ma qui... E poi perché, in che modo tutti questi fili da tutte le parti del mondo sono potuti confluire in un posto tranquillo e sconosciuto come questo? Lei dimentica, commissario, Cyrano de Bergerac. Ma perché? Ma perché questo pazzo? Se davvero era pazzo. Perché questo Meyer ha scelto proprio Bergerac per sfogare... E poi sfogare che cosa? La sua pazzia, l'odio, la vendetta? Scusi, ma che ne dice il commissario Maigret? Che ne dice? Mi pare che Maigret attribuisca molta importanza alla provenienza di questo Meyer. Algeri, certo. E che le dicevo, signor procuratore? Ma sì, lo sappiamo benissimo che il dottor Rivaud ha esercitato la professione ad Algeri e che lì ha conosciuto sua moglie. E la sorella, la signorina Françoise. Commissario, abbiamo già analizzato questa connessione e l'abbiamo esclusa con fondamento nella sede adatta. Certo. Lei ha fatto questo mestiere, signor Leduc, e sono certo che comprenderà. Il dottor Rivaud è stato interrogato a lungo, molto a lungo in proposito. Ah, sì. E ha risposto in modo del tutto convincente. Interessante tutto, interessante le notizie su Jan Meyer, interessante l'atteggiamento del procuratore, ma intanto leggi il telegramma che ho ricevuto. Dottor Rivaud, sconosciuto, ospedali, ambienti medici, Algeri, cordialità, Martè. O questa, poi. Se il suo francese non fosse così perfetto, dottore, lei potrebbe essere preso per uno straniero. Buongiorno. C'è lei, dottore. Buongiorno. Come sta? Ormai lo si può trasportare tranquillamente, senza pericolo. D'ora in poi verrò ogni due giorni. Bergerac. Croix. Blanche. Bergerac. Curriculum. Dottor Jacques. Curriculum. Sì, è latino. Curriculum, dottor Jacques Rivaud, sì, medico ospedale maggiore Algeri. Due R, curriculum. Sì. Curriculum. Dottor Jacques Rivaud. Jacques Rivaud. Medico ospedale maggiore Algeri circa 5 anni fa. Cordialmente Maigret. 5 anni fa, cordialmente Maigret. Rileggi, per favore. Sì. Dunque, Direzione Generale Polizia, commissario Martin Algeri. Sì, io... D'accordo, io mi rendo conto dello stato particolare in cui si è trovato il commissario Maigret, ma non va trascurato il fatto che non ha esitato a mettere in subbuglio un'intera città. Se prima poteva anche esserci un equivoco, ora tutto si è chiarito e il commissario Maigret deve lasciarci lavorare in pace. Come spiegare, però, lo chiedo solo per scrupolo, l'aggressione alla cognata del dottor Rivaud, la signorina Françoise, quando è accertato, quando risulta che il vero attentatore è morto molti giorni fa, forse 8 o 10. No, ma è stata l'impresa di qualche burlone. Ce n'è più d'uno qui in città. Del resto anche il signor procuratore, d'accordo? Non si spiega altrimenti il fatto che una ragazza, diciamo pure fragile, come la signorina Françoise, abbia saputo cavarsela così a buon mercato. L'attentatore vero, signor Leduc, è l'uomo che si è trovato nel bosco, già cadavere. Le indicazioni dello stesso Maigret parlano chiaro, corrispondono in pieno, statura, vestiti, le famose scarpe. E non vi sono nemmeno dubbi sul fatto che si sia suicidato. Dalla pistola che aveva accanto mancava infatti un secondo proiettile, oltre quello sparato a Maigret. Esatto. Insomma... Per me il caso deve considerarsi chiuso. Ah, senza alcun dubbio. Lei non è persuaso? Lo dica francamente. Sì, io posso anche esserne persuaso. Solo mi dispiace per il mio vecchio amico Maigret, ecco.
Se non l'avessi invitata a passare qualche giorno a casa mia, non si troverebbe in questo pasticcio. Cose che capitano, signor Leduc. Ma lei non deve sentirsi colpevole. Vede, io l'ho fatta chiamare perché ci aiuti a risolvere, nel modo meno imbarazzante, questa storia ormai davvero penosa. Lei che gli è amico, cerchi di persuaderlo a non occuparsene più. E a lasciare Bergerac senza gesti clamorosi, sensazionali, come quegli sciocchi manifesti. O magari addirittura conferenze stampa. Da parte mia, guardi, per dirgli che non farò alcun rapporto all'autorità centrale e che anzi io considero la sua opera come quella di un collaboratore occasionale ma prezioso, persino eroico. Quindi, lo convinca a trasferirsi da lei a Villefranche. Solo così farà una bella convalescenza, vera, autentica. Il dottor Rivaud, sebbene lamenti certi metodi parigini del commissario Maigret, mi ha promesso che continuerà a visitarlo anche lì, sino a guarigione completa. Tenterò di convincerlo, signor procuratore. Intanto noi continueremo a vedere i punti ancora oscuri e a chiarirli. Abbiamo già inviato a Parigi le impronte digitali del cadavere. Il commissario Maigret non deve avere alcuna preoccupazione. Il suo attentatore sarà presto identificato. Commissario. Procuratore. Comunque sia ben chiaro che da qui io non mi muovo. Ringrazio tanto le Duc del pensiero, ringrazio il commissario, il procuratore, e se il dottor Rivaud non ha più intenzione di curarmi... Avanti! Buongiorno. Buongiorno, dottore. Stavo appunto dicendo che se lei non ha più intenzione di curarmi, non fa niente, la capisco benissimo. Avrà la bontà di consigliarmi qualche altro medico? Non occorre, signor Maigret. Farò fino in fondo il mio dovere di medico. Finché sarà necessario. Solo vorrei che da questo momento i nostri rapporti fossero soltanto quelli che devono intercorrere fra medico e paziente. L'ho già detto al signor procuratore che ritiene la mia posizione pienamente legittima. No, niente da dire, dottore. Per me va benissimo, sa. Allora, d'accordo. Va. Controlliamo la temperatura. Intanto che vedo la ferita. No, fa male. Lascia stare se quel dottore ti piace o non ti piace. A me quello che non mi piace è il termometro, che segna 38 in continuazione. Ecco. Insomma, non sei mica un bambino, Maigret. Se il dottor Rivaud non ti dà, ne chiamiamo un altro. Ma sta tranquillo che il termometro segnerà 38 in continuazione. Se tu non ti togli dalla mente questa maledetta idea fissa, che dopo tutto non ti riguarda. Ma come non mi riguarda? Come sarebbe dire? Ti riguarda perché potevi anche rimetterci la pelle. Ma come affare giudiziario riguarda loro. Riguarda loro. Senti, d'ora in avanti ti prometto di stare buono, di star calmo, di niente pipa, niente birra, niente di tutto, insomma. Ma c'è una convinzione che nessuno mi può levare, anche se adesso la testa è un po' confusa. Niente. Così volevo fare uno scherzo a voi, farmi seguire nel bosco. Però mentre correvo sono inciampato. Mi sono cascato quasi addosso. Adesso vieni via di qua. Parlerai al commissario. Largo, largo. Guarda che non tocchino nulla. Stai tranquillo. Ma chi è? Dicono che sia il pazzo. Ah. È il padre della povera Leontine. È già morto, atroce. Io dovevo farlo, io, con queste mani. Coraggio, si faccia coraggio. Coraggio, su, coraggio. Voi indietro, fatevi indietro, fate stare indietro. Mi scusi, signora, ma non è uno spettacolo per donne. Sì, sì, hai ragione, scusi. E voi indietro, forza, andate a casa, sgombrate, indietro, su. Andiamo, su. È sposata da molto tempo, signora Rivaud? Da 5 anni.
Abitava già qui a Bergerac all'epoca del matrimonio? No, vivevo ad Algeri con mia madre e con mia sorella. Ah, allora il dottor Rivaux si trovava ad Algeri anche lui? Sì, è stato medico all'ospedale di Algeri per più di 2 anni. Certo, le faccende di casa, per di più di un'intera villa, devono essere faticose se non c'è un aiuto. Ah, sei qui! Jacques! Cosa vuole da mia moglie? Se aveva bisogno di parlarle, perché non lo ha detto a me? Andiamo, le chiedo scusa, non si inquieti, dottor Rivaux, volevo soltanto conoscere la sua signora, ecco. Disgraziatamente sono bloccato a letto, allora mi sono permesso di telefonarle. Lei non c'era, per cui... L'interrogatorio è finito? Ma che interrogatorio, dottor Rivaux? Non si tratta affatto di un interrogatorio, si stava semplicemente chiacchierando. E quando lei è entrato, si immagina, si parlava di Algeri. È lì che ha conosciuto sua moglie, vero? Era una sua paziente? Non capisco il senso della sua domanda. Difatti è solo una curiosità. Sì, perché in una città come Algeri, due persone tanto diverse come la signora e lei non avevano molte occasioni per conoscersi. E così avevo pensato che... Sì, la prima volta l'ho incontrata come medico. E adesso, se non ha altre curiosità, riconduco mia moglie a casa. Pronto? Sì, è qui. Ah, è per lei. Sì, dall'ospedale. Pronto? Sì? Sì. Bene. L'hanno trovato. L'uomo, il pazzo. Hanno trovato il cadavere di un uomo nel bosco del Mulandaf. Dovrei fare l'autopsia, subito. Ma allora... Sì, corrisponde esattamente alla descrizione che lei fece dell'uomo che le ha sparato. La morte pare causata da un colpo di rivoltella. Ma lui, dopo averle sparato, si rifugiò nel bosco. Così lei disse. E lei avrà sparato reagendo. No, dottore, io non ho sparato. La morte pare risalga a parecchi giorni fa. Allora... Come mai, Françoise, stamattina? Vieni, Gervais. Alto! Ah, è lei, dottore? Grazie. Vada, vada. Buongiorno. 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 Dov'è? Andiamo. Così il morto non è persona di qui? No. Sembra del tutto sconosciuto. C'era quasi l'intero paese, sai, sul posto. Quando sono venuta via, si aspettava il dottor Rivaux. Trasporteranno il corpo all'ospedale per l'autopsia. Senti, torna nel bosco. Ancora? Anzi, no, vai all'ospedale, Insomma, ascolta quello che si dice, i commenti, anche qui sotto al caffè. Insomma, come faccio? Sono inchiodato qui, non ci posso andare. Allora devi farlo tu, questo non posso più darmi. Sì, ma è Maigret, io faccio del mio meglio, ma sai... Sai cosa devi fare anche? Sì, dimmi. Passare alla posta a fare un telegramma, non si sa mai. Scrivi. Scrivi. Ah, sì. Sì, devo avere qua il taccuino. Eccolo qua. La penna. Ecco qua. Ci sei? Sì, ci sono. Dimmi. Allora, Direzione Generale Polizia, Commissario Martin, Algeri. Generale Polizia. Commissario Martin,
Algeri. Algeri. Pregoti. Telegrafarmi. Urgentemente. Urgentemente. Hotel Croix Blanche. Per la medicazione giornaliera manderò il mio assistente. Si può fidare assolutamente di lui. Come di lei? Arrivederci. Dottore. Eccomi qua. Aspetta. Aspetta. Forse ho ancora bisogno di un'altra cosa. Devo uscire di nuovo. Sono immagini, guarda, cosa darei per andarci invece che mandare te. Senti, scendi giù nella hall. Prendi l'annuario generale di Francia, trascrivi l'elenco di tutte le università dove esiste una facoltà di medicina. Sì, saranno 8-10 in tutto. Sì, ecco, il libretto. Prendi bene i numeri di telefono di ognuna. Siccome da questo telefono non si possono fare le interurbane, telefono da giù. Ecco, mi raccomando, parla piano. Sì, parlo piano. E chiedi... Segreteria dell'Università di Lione? Qui parla la segretaria del primo commissario Maigret, polizia giudiziaria di Parigi. Sì, io vorrei sapere in quale anno si è laureato da voi il dottor Jacques Rivaud. Sì, Rivaud. Ah, va bene, aspetto. No, aspetto quanto occorre. Ecco, grazie. Oh, mi scusi, signora. Signora, controlli pure gli scatti. Dovrò farne parecchie di telefonate. Sì, aspetto. E del dottor Rivaud e della sua famiglia? Ma... soltanto che tempo fa hanno avuto ospite una donna vistosa. Pare che sia la suocera del dottore, la madre della signora Rivaud. Come si chiama? Beausoleil. Oh, che nome luminoso. È ripartita questa signora Beausoleil? Sì, ma nessuno ha saputo darmi il suo indirizzo. Pare che sia arrivata e ripartita con il treno di Bordeaux. Ah, Bordeaux, dove si reca ogni tanto il nostro procuratore. E di lui cosa hai saputo? Che frequenta casa Rivaud. Ah. Sì, va a cena a casa Rivaud ogni mercoledì. Hai detto ogni mercoledì? Sì. Ah, ma... è stato mercoledì 8 ottobre, o meglio nella notte tra il mercoledì e il giovedì, che sono stato ferito dal cosiddetto pazzo. E forse la stessa notte è stato ucciso l'uomo del bosco. Sì, signor commissario. Mercoledì 8 ottobre il dottor Rivaud ha ricevuto a casa una telefonata da Parigi. Sì, posso dirle anche questo. Si tratta del numero di un ristorante, i Quattro Sergenti, Piazza della Bastiglia. Me lo ricordo perché non era la prima volta che lo chiamavano da lì il dottor Rivaud. Sono state 3 unità. Sì, 9 minuti. L'ora? Le 19. Mercoledì il dottor Rivaud è stato chiamato da Parigi alle 7 di sera. E il treno per Bergerac, quello che ho preso io, parte da Parigi alle 8:45. Un'ora e 45 minuti dopo la telefonata. E quella stessa sera, come tutti i mercoledì, il procuratore era a cena dal dottore. Certo, è molto strano. Però ancora non vedo...
Il dottor Rivaud non è laureato. Come? In nessuna facoltà di medicina di Francia c'è traccia di laurea data a un Jacques Rivaud da 20 anni a questa parte. Adesso vi spiego perché la ferita non si rimargina. Hai capito che delinquente? L'ho capito perché l'uomo è saltato giù dal treno. È saltato prima della stazione, non perché credeva di essere inseguito, ma perché proprio lì doveva incontrarsi con qualcuno. Capite? No, veramente no. Capirete. Capirete prestissimo. Beh, io direi che tra 2 o 3 giorni l'istruttoria potrà considerarsi chiusa. Tuttavia, se lei ritiene opportuno soprassedere ancora, però la riterrei una perdita di tempo, francamente. Devono essere interminabili le serate in una cittadina come questa, per chi vive solo, eh? Qualche impegno, qualche vizio, diventa proprio indispensabile, eh? Cosa fa la sera, signor procuratore? Cinema, direi di no. Caffè, neanche dirlo. Pratiche d'ufficio? Ma no, adesso non mi dica che ci passa sopra le notti. Amici? Scusi, sa, ma lei non mi pare poi così socievole. Per quel che so, lei non fuma, non beve, non gioca. E allora qua... Ed allora? Signor procuratore, qui perdiamo solo tempo. Che facciamo? Cerchiamo. Cerchiamo ancora. Bene. Che quella signorina non abbia recitato la commedia è ancora da provare, eh? Senti, adesso ci pensa il commissario con i suoi gendarmi. Mm. Ecco, non assillarti così, Maigret. Mm. Sarei proprio curioso di sapere cosa trovano. Mm. Mm. Te l'ho detto, vado io a vedere. No, vabbè. Vedi, sono già vestita. Vabbè, brava. Avvicinami il telefono. A chi vuoi telefonare? A chi? A nessuno. Se qualcuno mi telefonasse, tu non vuoi che mi alzi? No, allora... no, per carità. Ecco qua, anche il telefono. Ecco, sì, ma tu adesso promettimi di riposare. Sì, eh? Promesso? Promesso. Ecco, allora io vado.
Ciao, Maigret. Ciao. Ciao. Ah! Mi raccomando, non attaccarti al telefono, Io avrò sbagliato tutto, ma voglio sbagliare sino in fondo. Pronto? Con chi parlo? Parlo con la signora Rivaud? Sono il commissario Maigret. Cosan? Non mi sente? Vuole che parli un po' più forte? Ah sì, esatto, signor. Sì, sono in cura da suo marito. Ho capito. È sola. Non è con lui che voglio parlare, signor. No. No, neanche con sua sorella. Ascolti, signora Rivaud, io vorrei pregarla di una cosa. Non sono esseri umani, ma sono mostri. Bisogna ammazzarli. Stavolta non sfuggirà. Battono il bosco palmo a palmo. Ma non ci troveranno niente. Ci sono stato io stamattina a giocare nel bosco. Se lo sa tua madre! La madre di tua anima. Ma gli permette tutto. Ehi! Ehi, dove vai? Scusi? Sì? Ma che succede? Stanno facendo una battuta per cercare il pazzo. Non avevo visto.